Salve a tutti, io sono Alessandro e vi do il benvenuto in questo canale. E questo canale è un canale che parlerà principalmente di calcio, anzi solo di calcio, soprattutto del Milan. Io sono milanista e parleremo di partite di Serie A, partite di squadre estere, Premier League, Bundesliga, Liga Spagnola, tutte quante un po'. In generale parleremo di calciomercato, che mi piace molto parlare di calciomercato. E daremo valutazioni, faremo pagelloni, pronostici, commenteremo acquisti, cessioni di tutte un po' le squadre, soprattutto quelle principali e ovviamente soprattutto il Milan. E vi do il benvenuto sul mio canale e spero che vi divertirete. Come primo video volevo incominciare a parlare del Milan e vorrei fare un pagellone di tutta la stagione 2019-2020. È un po' difficile da commentare questa stagione, dato che all'inizio è stata brutta, al centro, un po' a metà stagione era proprio bruttissima e verso la fine è stata forse la miglior stagione degli ultimi 7-8 anni. Quindi è un miscuglio di emozioni e di cose che forse i tifosi di altre squadre non potranno capire attualmente. Quindi saranno voti un po' strani. Inizierei da Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma ha fatto una bella stagione, ma gli do il voto 7. Voto 7 perché all'inizio stagione è partito un po' male, come tutta la squadra in verità. I gol subiti si sono sentiti anche su tutta la stagione e non è tutta colpa sua, anzi non direi che sia proprio colpa sua, un po' colpa di tutto il reparto difensivo. E direi solo che può migliorare e spero veramente con tutto il mio cuore che ci sia il rinnovo quest'anno, sono sicuro che ci sarà il rinnovo, ma lo spero lo stesso. Passiamo al secondo giocatore, e il secondo è Theo Hernandez. Voto 7,5. Theo mi ha sorpreso. Prima cosa perché non lo conoscevo prima d'ora. Non prima d'ora, prima che venisse al Milan, quando giocava al Real Madrid, mai sentito. Quando era arrivato ero un po' insicuro, anche se è un po' difficile fare peggio di Riccardo Rodriguez, lo stesso, ero abbastanza insicuro, però mi ha sorpreso, non mi aspettavo che il Milan potesse essere così fortunato. Una fortuna del genere non capita già da tanto tempo e sono molto contento di avercelo. 7,5, posso dire l'unico difetto che ha è un po' la fase difensiva e veramente tanti falli. Ha preso parecchi gialli ed è stato espulso se non mi sbaglio una volta. Quello è l'unico difetto, però per il resto è forse tra i terzini più forti al mondo, se non il più forte. Ok, terzo giocatore, Alessio Romagnoli, voto 6,5. Romagnoli quest'anno non mi ha fatto accendere quella scintilla, non ha dato quella totale sicurezza in difesa, a differenza dell'anno scorso, che difensivamente siamo stati un'ottima squadra. Penso che Romagnoli possa crescere ancora, ovviamente crescerà, però deve adesso avere paura, perché se il Milan va a prendere un altro difensore centrale, uno forte, penso che dovrebbe rischiare il suo posto. Kier attualmente è insostituibile. Attualmente è il miglior difensore centrale del Milan. Kier mette la sua esperienza, la sua voglia, perché la stagione che ha fatto finora col Milan è stata tutta voglia di dimostrare che lui vale qualcosa. Quindi deve stare molto attento a Romagnoli e impegnarsi di più. È il capitano, mi aspetto molto da lui. Passiamo a Simon Kier, l'altro difensore centrale, voto 7 più. Simon Kier
Una sorpresa. Quando Davide, sì, quando Mattia Caldara è stato mandato in prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni, se non mi sbaglio, ero veramente tristissimo perché Mattia Caldara mi piaceva veramente tanto. E quando è arrivato sto Kier, ero molto deluso. Ero deluso dalla dirigenza, da tutti quanti. Ma mi ha smentito, ma non credo solo a me. Proprio a tutti quanti ha dimostrato quello che vale e si è meritato il riscatto dal Siviglia a quei 2-3 milioni. Credo che sia stato forse il miglior acquisto del Milan a prezzo basso degli ultimi anni. Passiamo ai terzini destri. Lì ho messo valutazioni molto basse perché i giocatori in verità hanno fatto bene un po' verso la fine. Tutti e due. Conti, voto 5 e mezzo. E Davide Calabria, voto 5 e mezzo. Tutti e due 5 e mezzo. Forse Calabria meritava qualcosa in meno perché ha dimostrato di essere un giocatore di Serie A solo le ultime 3 partite. Tanti milanisti dicono di trattenerlo ancora al Milan. Ma io insisterei sul cederlo, veramente, perché non mi fido più, non mi fido più per la sua incostanza. E cederei anche Conti, perché Conti è un po' incostante, ma quando inizia bene, fa tutta la partita bene. Le ultime prestazioni erano veramente ottime, quello che gli chiedevamo, ma ha un infortunio troppo facile ed è rischioso mantenere un terzino così. Molto rischioso, io avrei paura, quindi andrei a cederlo. Poi, Matteo Musacchio non mi ha convinto, anzi mi ha deluso, ma un po' me lo aspettavo questa stagione che sarebbe stato deludente, perché anche nelle stagioni precedenti era un po'. L'altra stagione era un po' così così, ma questa è proprio crollato in tutte le maniere. Non ha più saputo rialzarsi. Voto 4 e mezzo. E qui c'è poco da dire. C'è poco da dire. Poi Gabbia, voto 6 più. 6 più, quel più perché ha dimostrato, dopo una prestazione brutta e dopo tutti i commenti che gli hanno fatto, tutti i giudizi, tutti i commenti, da diventare uno dei difensori centrali giovani più importanti del Milan a diventare un bidone, però lui ha dimostrato a tutti che può rialzarsi e può fare belle prestazioni. Soprattutto l'ultima è stata bellissima. Penso che lui sarà un pezzo importante del Milan. Adesso non so se sarà un giocatore titolare nel futuro del Milan, ma sono sicuro che sarà un pezzo importante e che il Milan non lo cederà a nessuno molto facilmente. Poi, centrocampo, e qui dico Bennacer, Ismael Bennacer. Io non mi aspettavo molte cose da lui, in verità mi aspettavo anche prestazioni un po' deludenti, perché a parte la Coppa d'Africa, secondo me all'Empoli non ha dimostrato tantissimo. Era un acquisto molto rischioso, potevi prenderti o un bidone o un giocatore con un potenziale straordinario e noi siamo stati molto fortunati qui. Non so perché tanti milanisti l'hanno giudicato sempre in modo bruttissimo, però io penso che quasi tutte le prestazioni che ha fatto erano micidiali. Se ci pensate, Ismael era dappertutto. Lui quando giocava sembrava un attaccante, un difensore, quasi un portiere. Sa fare il suo ruolo. Tanti gialli, sì, però tanta qualità, e voto 7 e mezzo è una bomba, è una bomba. Poi Frank Kessié, voto 6 meno. 6 meno, non contiamo le prestazioni che ha fatto post-Covid, ma prima era da 3, da 4, non so, sembrava un giocatore inesistente, sembrava un foglio di carta. Lui era scomparso, si era perso.
Però grazie a Stefano Pioli e credo anche grazie un po' all'armonia di tutta la squadra, lui è riuscito a rialzarsi. Sinceramente, se adesso arrivasse una squadra di Premier League che offre al Milan, non so, 40-45 milioni per Frankessié, io li accetterei, ma decide tutta la dirigenza, io non valgo niente lì. Accetterei 40 milioni perché alla fine è molto rischioso mantenere un giocatore che ha dimostrato di avere una certa incostanza. Però vedremo cosa gli succederà. E Lucas Biglia, voto 5-. 5-, sono anche stato gentile, è stato abbastanza deludente. Io in verità ho sempre voluto molto bene a Lucas Biglia, mi è sempre piaciuto come giocatore alla Lazio. Mi aveva stupito quando è arrivato al Milan, ero contentissimo, però adesso credo che il suo ciclo sia finito proprio in Serie A, non potrà più giocare in Serie A, lui non mantiene quei ritmi. Io penso che dovrebbe andare in un campionato un po' più semplice come quello francese, Serie A non è più il suo campionato. Mi dispiace molto. L'altro giocatore è Krunic. E Krunic, in verità avevo più scommesso su Krunic che su Bennacer quando erano arrivati. Non so perché, ma Krunic mi sembrava veramente un giocatore che poteva fare la differenza. Penso che abbia un grandissimo talento. Penso che sia un fortissimo centrocampista. Ma non ha saputo adattarsi. Ha preso il 5 perché lui non ha saputo adattarsi, non ha saputo dimostrare quello che valeva e penso che lascerà il Milan per la sua non determinazione. Ok, l'altro giocatore è Ante Rebic. Ante Rebic lo valuto praticamente solo la seconda metà stagione perché la prima metà stagione era inesistente. Ha fatto due partite, in quelle due partite ha fatto delle prestazioni terrificanti e hanno smesso di metterlo in campo. Però quando ha iniziato, dopo la doppietta Udine, ha iniziato ad ingranare come un mostro e penso che meriti un 8 meno proprio per quello. Secondo me il meno solo per il suo carattere, perché è un testardo. Ha rischiato già 3 volte più o meno a lasciare il Milan, anzi, rischiato. Una volta ha lasciato il Milan in 10 e non ha imparato la lezione e ce l'ha fatto rischiare un'altra volta. Quindi per quello prende un meno, ma se no era un 8 intero. Poi va Samu Castillejo dall'altra parte e lui voto 7, penso che sia veramente una sorpresa nel Milan, dato che anche io a inizio stagione l'avrei ceduto, non so, non mi aveva mai convinto, anche quando era arrivato al Milan ero un po' insicuro sul suo potenziale, ma se lo metti nel suo ruolo, solo nel suo ruolo, può fare la differenza perché ci mette molto impegno, tanta, tanta corsa e un po' di qualità, non tantissimo, a volte fa dei cross brutti, ma per il resto penso che sia molto importante e che potrebbe mantenere anche il posto di titolare. Il suo amico Saleymakers, se si dice così, 7-. 7-, perché nessuno gli aveva creduto. Tutti pensavano che era un giocatore senza senso, un acquisto senza senso. Però quando è entrato in campo ha dimostrato di aver voglia di diventare un giocatore che ha senso in questa squadra. L'unico problema è che ha un po' di, come dire, indecisione, sembra un po' indeciso e mette poca qualità in quello che fa. Però tanta grinta. Per quello merita un 7-. Lucas Paquetá, qui mi dispiace moltissimo, 4 più, 4
4 più perché Luca Spacchetta, quando il mio l'ha comprato, ero contentissimo, festeggiato, ho fatto di tutto, ero forse il ragazzo più contento al mondo, mi piaceva troppo, mi immaginavo già lui erede di Kakà, e invece ha un po' deluso tutti quanti. Credo che sia un problema di testa, perché la qualità c'è, l'impegno non l'ho visto tantissimo e quello è colpa di testa. Dovrebbe impegnarsi di più. A Calcialanoglu 7 meno. 7 meno perché a inizio stagione possiamo dire non era il peggiore, ma non era il migliore. Sicuramente post-Covid era lui che ha fatto la differenza lì a centrocampo. Ogni pallone filtrante era il suo, ogni cross, ogni passaggio era il suo, era lui il centrocampo. Però all'inizio di questa stagione era un po' moscio. Poi il suo sostituto, Jack Bonaventura, voto 6 più. 6 più perché ha dimostrato che poteva anche essere titolare nel Milan. Era molto rischioso. Cioè, c'era il rischio per Calhanoglu che Bonaventura diventava titolare. Penso che dovrebbe rimanere al Milan. Perché lui in verità poteva anche fare il capitano. Penso che abbia quella stima. Spero che il Milan ci ripensi, in verità. Ok, adesso Rafael Leao. Rafael Leao 6 meno, possiamo dire non deluso, ma non è stata una stagione sufficiente per il prezzo che è stato pagato. Ci ha dimostrato che sa essere forte, soprattutto nell'ultima partita che si è fatto due scatti veramente formidabili che dimostrano, ripeto, dimostrano che ha qualità. Gli manca solo voglia, grinta ed è quello che dovrà passargli il prossimo giocatore che valuteremo. Ok, il prossimo giocatore è il nostro grandissimo Zlatan Ibrahimovic e a lui voto 9. Voto 9 non perché ha segnato 10 gol, anche 5 assist, non per quello, perché è riuscito a prendere una squadra con Pioli e renderla un posto armonioso dove veramente si gioca a calcio e si vede che loro si divertono a giocare a calcio. Ibrahimovic ha cambiato tutto ed è stato fondamentale per questa rinascita. Quindi voto 9, sì. E adesso il suo compagno, Stefano Pioli, voto 8. Ripeto, lui e Ibra hanno cambiato insieme questa squadra. E Pioli era quello silenzioso che però faceva il suo, Ibra è quello che era rumoroso e faceva il suo. Rumoroso intendo che diceva sempre la sua, non si tratteneva mai e la diceva anche al posto di Pioli, sicuramente. Quindi penso che sia stata un'ottima cosa. Come valutazione generale per tutta la squadra do un 6. Un 6 perché alla fine hanno dimostrato quello che valgono. Sono veramente contento. E vi saluto e spero che vi sia piaciuto il video.